Allora, mister, bello inizio di partita, belli inizio di partita, belli decisi, insomma, belle trame di gioco, anche tre gol, insomma, oggi è andata bene. Sì, i ragazzi hanno lavorato bene, hanno stato molto concentrati anche in difesa, più concentrati che l'ultima partita. E l'avversario non ha avuto praticamente nessuna occasione di gol. E questo è lo che mi soddisface e mi fa felice, no? Però abbiamo fatto tre gol in prima parte e anche una che altra occasione ho avuto, però mi piace come lavorano i ragazzi nel campo e stanno intentando fare tutto lo che abbiamo fatto in allenamento negli ultimi giorni. Ecco, è molto importante che tu riesca a dare indicazioni a tutti praticamente in tutte le lingue, quindi sì, io sì. Ti sentivo bene perché sì, ero proprio sopra. Sì, sì, in croata, in inglese, croato, spagnolo, italiano, sì, normalmente parlo solamente in una lingua, se si deve parlare in lingua italiana, però i giovani non capiscono italiano e Milos anche no, e per questo parlo in tutti quando anche sta qui un mese, per questo parlo in tutte le lingue, però normalmente in settimane prossime e mesi prossimi voglio parlare solamente in italiano, in spogliatoio parlo solamente italiano. Sì, mister, volevo sapere qualcosa sui giovani della squadra, della Rosa, che oggi ho visto che li hai impiegati e direi bene. Sì, lavorano bene, sono molto, l'ho detto l'ultima volta, che sono molto molto, molto talento. E hanno fatto gli ultimi 10 giorni buon lavoro, che non era facile. Per giovani, certo. Però si stanno sacrificando e stanno facendo un buon lavoro, e quando abbiamo dato minuti per giovani hanno dato buona risposta. Tu ritieni che ti do del tuo, posso? Sì. Sì, okay, sì, tu così, poi sì, sono giovane. Ritieni che questi, sempre parlando di questa gioventù, no? Chiaramente, di questi ragazzi che qualcuno è cresciuto nel vivaio, no? Qualcuno è arrivato da fuori, sì, di squadra, ritieni che per le tue convinzioni tecniche e tattiche possano trovare posto nell'organico di questa stagione? Sì, per supuesto. Ti spiego la domanda, perché in passato iniziavano, poi venivano subito messi. Sì, i giovani devono giocare, se giocano con noi giocano con Primavera, però se allenano con noi solamente l'allenamento con la squadra, prima squadra è molto importante per i giovani, però i giovani si allenano così come questi ultimi 7-8 giorni. Sicuramente dovevamo dare minuti. Bastoni a campo, Racciuria, due giovani 97, Nuria Sadik, però lavorano bene, hanno molto talento e se abbiamo una possibilità per darle minuti, le daremo. Ecco, Racciuria oggi non sì, si è sentito un poco malato, un po' di fibre, per questo non è mosso, ha riscatto. Il recupero di Giannetti? Sì, piano piano va bene, ha fatto. Senza forzare. Sì, non forziamo, non dobbiamo forzare, perché ha un poco problema con pubis, con un poco di pubalgia e anche l'operazione che ha avuto, però anda bene, ogni giorno si sente meglio e speriamo la prossima settimana che può fare più. Di più con la prima squadra. Quando sarà pronto? Io penso in 2 settimane sarà pronto. In 2 settimane sarà, 2 o 3 settimane sarà pronto per giocare.
è convinto, non so se per la partita contro Atalanta, però per la prima partita di Coppa possibilmente puoi stare già pronto per giocare. Ecco, Cattellani, che stai utilizzando come seconda punta, l'anno scorso giocava più da esterno, forse perché l'allenatore l'anno scorso lo vedevano più da esterno. Ecco, sì, a me piace. Ruolo, sì, io ho parlato con lui il primo e secondo giorno, ho chieduto che le piace, dove gli piace giocare, mi ha detto sono mezza punta, che mi piace avere molto movimento in gioco. E sta facendo bene, mi piace come gioca, mi piace come lavora, anche a Bagua deve lavorare un poco più meglio insieme, stanno giocando però stanno un poco separati, però no, abbiamo fatto molto in lo tattico e ogni giorno vanno a giocare meglio. Grazie mister. Grazie, okay, tutti, grazie a voi. Posso l'ultimo? Mister l'ultimo. Sì. Pardon. Per il futuro della squadra, insomma a livello di organico chiaramente, no? Ci sarà un summit tra Angelozzi e Misco, dice lei? Sì, abbiamo parlato, ieri abbiamo parlato, ho parlato con Angelozzi, oggi parla Angelozzi con Mišković, anche domani viene Mišković qui a Moena, certo. Penso. E penso che dobbiamo parlare soprattutto e dobbiamo trovare una soluzione per tutto, per sapere come lavoriamo in futuro. No, sì, il problema è che il Presidente vuole lavorare in un'altra forma, non come si è lavorato la passata l'anno scorso e due anni fa, e dobbiamo capire tutti come vuole il Presidente lavorare. E dobbiamo parlare internamente, penso sempre che se parliamo possiamo risolvere tutti i problemi. Quindi non è vero che tu hai rifiutato l'acquisto di Polini? No, io solamente io ho visto, sì è vero, io ho detto vero? Che no, sì. Per sì. Capire, no? Sì, 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 sì. Noi parliamo di tutti i giocatori, certo, abbiamo parlato di cinque giocatori, io ho detto con quattro ho detto sì, certo. Con un giocatore ho detto no perché per la maniera di gioco, come voglio giocare, non mi convince, solamente questo, però è un buon giocatore che ha giocato in tutte e tre stagioni a un livello buono, però non è adatto, non è lo che mi piace. Beh, voglio un difensa un poco più rapido, un poco più aggressivo, però Polenta è un buon giocatore, si è giocato in Bari tre anni, no. Deve essere un buon giocatore, però io come l'ho detto, per cinque giocatori ho detto sì, quattro, cinque ho detto per Nocchi, per Dacol, per Di Gennaro, per la Manà, ho detto che sì, però queste no, non mi convince. Perfetto. Okay, grazie a voi. Grazie.